Mister Bellamy, allora siamo a una settimana di, sicuramente di preparazione al big match di domenica. Sentendo il suo difensore, non è fondamentale chiaramente la partita, ma è la partita da giocare, credo, no? Quindi è una bella piazza, diciamo così. Assolutamente sì, intanto buongiorno a tutti. E domani è una partita bella, bella da giocare. Siamo orgogliosi di poterne far parte da protagonisti perché poi insomma, abbiamo fatto questo inizio di campionato con degli sprint importanti, quindi siamo contenti e fiduciosi insomma, di poter fare una gara sfruttando quelle che sono le nostre potenzialità, con la massima umiltà perché sappiamo insomma, che contiamo una squadra veramente molto forte, apprezzata in ogni reparto. Però ce l'andiamo a giocare veramente a viso aperto e con l'orgoglio di poterci essere. Eppure se c'era quella vittoria alla prima giornata, stavamo lì. Vabbè, però insomma la storia non si costruisce con i se e con i ma, quindi se abbiamo perso probabilmente qualcosa in più del Monte San Biagio abbiamo sicuramente sbagliato. Ci siamo ripresi però alla grande nelle partite successive, quindi ci prendiamo quello che di buono abbiamo fatto. E abbiamo cercato nel tempo di parzializzare quelli che sono stati gli errori che abbiamo commesso in quella gara. La TV ti ha dato la possibilità di vedere quel gol che mi è rimasto impresso, quello di Noma, il secondo. Sì, bellissimo, sì, l'ho detto anche domenica dopo la gara. Se i ragazzi si divertono e hanno anche la brillantezza e la voglia, e anche un pochino la voglia di fare un gol del genere, insomma di provare, fare un tiro del genere e poi comunque si è tramutato in gol, noi siamo contentissimi, perché se mentalmente insomma c'è libertà, c'è coraggio, quindi penso che poi in uno sport di squadra collettivo avere coraggio sia la base per raggiungere un tipo di successo. Nella partita comunque la squadra non corre sempre, vedo che comunque approfitta delle carenze degli avversari. Beh, allora, diciamo che per caratteristiche abbiamo delle accelerazioni a campo aperto importanti, quindi comunque stiamo cercando nel tempo di patrimonializzare e comunque di lavorare su quelli che sono i nostri punti di forza. E ultimamente però stiamo anche migliorando molto la fase di palleggio, di consolidamento del possesso palla, che poi è una fase transitoria di preparazione poi allo sviluppo, quindi comunque ci stiamo lavorando. Se siamo bravi nel tempo a leggere le varie fasi della gara, perché poi la gara è fatta dei momenti, no? Ci sono momenti in cui la squadra avversaria ti presta alto, dei momenti in cui ti aspetta, quindi dei momenti in cui spinge forte. E noi dobbiamo essere bravi a leggere quei momenti e ad adeguarci in funzione anche di quello che fa l'avversario, cercando sempre di vincere, di provare a dominare la partita. Dominare la partita non significa andare sempre a 5.000 all'ora e stare sempre di là, significa anche saper leggere i momenti e adeguarsi in maniera idonea, secondo me, a quelli che sono i momenti della gara stessa. E poi ci sono questi giovani affidabili in squadra, no? Beh sì, ragazzi intanto disponibili, ci siamo trovati insomma anche un pochino in corso d'opera. E quindi comunque sui quali stiamo lavorando in maniera forte, ma sono ragazzi, ripeto, che danno la massima disponibilità e hanno fiducia in quello che fanno, ci stanno credendo, lavorano forte e per me come allenatore insomma penso che questo sia veramente la base e le fondamenta di tutto, se poi ragazzi mi dessero continuamente fiducia faremmo fatica. Sanno che devono crescere, sanno che comunque il percorso calcistico davanti a loro è lunghissimo e quindi insomma lo stanno affrontando con la massima umiltà e con la consapevolezza, insomma, che veramente possono crescere tanto. Come si presenta la squadra fisicamente a questa partita di Sora? No, siamo bene, non abbiamo i nostri consueti acciacchi, ma questa fase della stagione comunque, penso che comunque dopo 8 partite, 7 punti di Coppa, noi abbiamo fatto una di Coppa, ma bene o male ce l'hanno un po' tutti, quindi insomma riaccettiamo, abbiamo una rosa lunga, ve lo diciamo dal primo giorno. Va bene, siamo molto bene, siamo consapevoli, ce l'andiamo a giocare, ce l'andiamo a giocare a viso aperto, senza timori reverenziali, ripeto, con la massima umiltà perché sappiamo di incontrare una squadra forte, noi dall'altra parte sappiamo che siamo bene di testa, di gamba, quindi sarà bello, è inutile negarlo, insomma, una giornata di orgoglio che ci deve fare orgoglio sia a noi, ma onestamente credo che debba iniziare a fare a sentire orgogliosi pure tutti quanti, incluse le persone di Gaeta, perché poi questa squadra secondo me sta provando con i fatti e non con le chiacchiere a riaccendere i vecchi entusiasmi, quindi questi ragazzi vanno solamente elogiati. Cosa si deve fare per vincere la Sora? Bisogna giocare consapevoli delle proprie forze, cercando di limitare quelli che sono i loro punti di forza, che settimana abbiamo cercato minimamente insomma, di analizzare e poi ci vuole la sana consapevolezza, il sano coraggio di potercela fare, perché se andiamo là con l'idea che loro sono più forti, probabilmente lo sono, però non
non si vince in campo solamente con i nomi, con i giocatori forti, dall'altra parte insomma si gioca con chi vince, la storia ci insegna che poi questo gioco è così bello perché molte volte insomma anche quello che sulla carta può essere meno forte dell'avversario, se ci mette altri valori può anche riuscire a sovvertire i risultati pronostici iniziali. Se si perde non succede niente. No, no, ma non è successo niente neanche quando abbiamo aperto Monte San Biagio. E penso che questo, insomma, anche lei che ci vive durante tutte le settimane sta qua, penso che il clima che si respira in questo, il bello di questa stagione è che si respira un clima sano. E quindi quello è il volano. Stiamo cercando veramente di lavorare in maniera forte sull'equilibrio. L'equilibrio che è fatto della gestione dei momenti di non buoni che noi abbiamo vissuto. Situazioni che conosciamo, la fase del precampionato per noi è stata devastante, è stata brutta. La prima giornata è stata brutta, abbiamo fatto sempre tutte sconfitte e adesso insomma il lavoro ci sta portando a dei risultati diversi, ma stiamo lavorando sempre allo stesso modo, di questo insomma mi sono levato orgoglioso, ne sono fiero perché poi i ragazzi mi stanno seguendo tantissimo su questo, quindi se dovessimo perdere analizzeremo come sempre i risultati, i motivi e cercheremo di migliorare ancora perché significa che non siamo ancora bravi a sufficienza per battere una corazzata come il solito. D'accordo, sembra che tutto, in bocca al lupo. Credo, grazie.